There is seven girls in the class. No, there are seven girls in the class. Ciao, sono Monica di Impara l'inglese con Monica.com e nella breve lezione di oggi ti consegnerò una pillola grammaticale che aiuterà a rendere la qualità del tuo inglese scritto e parlato di gran lunga migliore. Nella prima frase che ti ho letto, there is seven girls in the class, c'è un errore, perché per dire ci sono sette ragazze in classe, in inglese utilizziamo l'espressione there are, seguito poi da un sostantivo nella forma plurale. Qualora invece dovessimo dire la nostra espressione c'è, in inglese si usa there is, seguito invece da un sostantivo nella forma singolare. Pertanto ricordati sempre che per dire c'è diremo there is più sostantivo singolare, ci sono, there are più sostantivo plurale. Bene, per oggi è tutto, ti aspetto alla prossima lezione per una nuova pillola di grammatica.